Stando seduti ascolteremo il Vangelo della domenica di domani. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: il regno dei cieli è simile ad un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Continuiamo il nostro ascolto con un cantico di Isaia. Alla fine dei giorni, il monte del Tempio del Signore sarà elevato sulla cima dei monti, e sarà più alto dei colli, adesso affluiranno tutte le genti. Verranno molti popoli e diranno: venite, saliamo sul monte del Signore, al tempio del Dio di Giacobbe, perché ci indichi le sue vie, e possiamo camminare per i suoi sentieri. Poiché da Sion uscirà la legge, e da Gerusalemme la parola del Signore. Egli sarà giudice fra le genti e sarà arbitro fra molti popoli. Forgeranno le loro spade in buoni, le loro lance in falci. Un popolo non alzerà più la spada contro un altro popolo, non si eserciteranno più nell'atto della guerra. Casa di Giacobbe, vieni, camminiamo nella luce del Signore. Torniamo al Vangelo, con un breve commento al Vangelo che verrà proclamato domenica, domani. Per chi crede, la domenica è certamente il giorno che qualifica la fede cristiana.
Ma anche per chi non crede, la domenica nella nostra cultura è ancora il giorno della comunità, dei rapporti gratuiti, delle relazioni gratuite, quindi assume un'importanza sociale non indifferente. Sono 3 o 4 domeniche che il Signore ci parla attraverso delle immagini, l'immagine della vigna, per 3 o 4 domeniche, e oggi l'immagine della festa di nozze. Il denominatore comune di questi Vangeli è che la chiamata che il Signore fa è una chiamata universale. Esce a invitare gli invitati rifiutano, fa uscire ancora i suoi servi perché tutti possano venire alla festa. La chiamata di Dio, potremmo dire, è una chiamata inclusiva, non esclusiva. La chiamata di Dio non coincide con un popolo, con una razza, con un tipo di cultura o con un tipo di economia. Il Vangelo è parola buona che si può incarnare in tutti i contesti sociali e culturali. Ma soprattutto l'inclusività di questa parabola è un elemento rivoluzionario, se pensiamo al tempo in cui è stata detta. Il riferimento che fa continuamente il Papa a questa cultura dello scarto, nella quale chi non è capace di avere certe risorse, chi non è appartenente a una certa cultura, in questo caso noi una cultura occidentale, chi non ha gli strumenti economici, diviene quasi automaticamente emarginato. Ma anche noi, nel nostro vivere quotidiano, a volte anche inconsciamente, tendiamo a escludere, a far coincidere la vita e le relazioni con i nostri amici, con le nostre famiglie. Per cui anche il concetto di bene comune, così fondamentale per noi che siamo qui a riflettere, a volte diventa macchiato di familismo, o di quartiere, o di cultura. Anche qui c'è bisogno di una rivoluzione o di un cambiamento culturale. Noi siamo nel mese missionario e ricordiamo sempre come i missionari, quando vanno in terra di missione, prima di annunciare il Vangelo si incarnano nella cultura dove vanno, cercano di conoscere i modi di vivere e di pensare, perché il Vangelo possa incarnarsi in quel contesto particolare. Ma anche noi nel nostro piccolo possiamo passare da comportamenti esclusivi e giudicanti a comportamenti inclusivi, che certamente non consistono soltanto nel saluto, nel sorriso, nel bere il caffè insieme, ma si devono poi tradurre in comportamenti sociali adeguati che spingono all'uguaglianza o perlomeno a ridurre le sperequazioni. Abbiamo un ultimo brano, ve l'ho dato sì, è ammirevole la creatività e la generosità di persone e gruppi che sono capaci di ribaltare i limiti dell'ambiente, modificando gli effetti avversi dei condizionamenti, imparando ad orientare la loro esistenza in mezzo al disordine e alla precarietà. Per esempio, in alcuni luoghi dove le facciate degli edifici sono molto deteriorate, ci sono persone che curano con molta dignità all'interno delle loro abitazioni, si sentono a loro agio per la cordialità e l'amicizia della gente. La vita sociale positiva e benefica degli abitanti diffonde luce in un ambiente a prima vista invisibile. A volte è incommiabile l'ecologia umana che riescono a sviluppare i poveri in mezzo a tante limitazioni. La sensazione di soffocamento prodotta dalle agglomerazioni residenziali degli spazi ad alta densità abitativa viene contrastata se si sviluppano relazioni umane di vicinanza e calore, se si creano comunità, se i limiti ambientali sono compensati nell'interiorità di ciascuna persona che si sente inserita in una rete di comunione e appartenenza. In tal modo, qualsiasi luogo smette di essere un inferno e diventa il contesto di una vita degna. Ho scelto questo numero 148 perché parla appunto di questa conversione culturale che mette al centro le relazioni e anche negli ambienti negativi, come può essere un agglomerato popolare in una città, tutto può cambiare partendo dal nostro modo di vedere gli altri, dal nostro modo di accogliere gli altri.
Nella Vangeli Gaudium il Papa Francesco dice sempre che occorrerebbe sviluppare una mistica della fraternità, che detto in termini biblici non puoi dire di amare Dio che non vedi se non ami i fratelli che vedi. E il principio dell'incarnazione nella fede cristiana è un principio che fa tenere sempre i piedi ben piantati in terra, lo sguardo certamente verso l'alto, ma se io non mi impegno per creare rapporti sociali più giusti, la fede che rischio di avere è una fede che a volte scade nel devozionalismo, in una visione individualistica o privatistica, che rischia di essere l'antivangelo. Buona giornata a tutti. Il nostro gradito ospite, Granmenos Mastro Iego. Quando abbiamo organizzato questi incontri, non avevamo ancora la percezione di quello che poi il coronavirus ha provocato, ma proprio questo evento ci sollecita a mobilitarci nel rafforzamento del movimento ecologico mondiale di cui ha parlato Papa Francesco nell'enciclica, dato sì che fa un po' da sottofondo a questo nostro percorso, e ne ha parlato già 5 anni fa. In particolare ci sprona a sancire un vero e proprio patto globale fra tutti i paesi e le società civili del pianeta. È un po' il tema che poi oggi chiediamo di approfondire con il nostro Iego. E quindi progetti che uniscano gli uomini per eliminare le cause strutturali della devastazione dell'ambiente, ma soprattutto, come oggi stiamo facendo noi, di educazione delle coscienze per salvaguardare le condizioni morali di un'autentica ecologia umana. Ma non dobbiamo dimenticare anche le riforme delle politiche e delle istituzioni internazionali e sovranazionali. E qui abbiamo sicuramente oggi un relatore che su questo ci potrà dire, oltre che cose molto interessanti, le cose che conosce direttamente. Ecco, la rinascita, forse meglio che la ripartenza, che sembrerebbe quasi riavviare il motore e proseguire come prima, ma questa rinascita, questa conversione ecologica che è dettata anche e proprio a causa del coronavirus, non potrà essere più il tempo ancora dei capitalismi rapaci o anche di un dominio della tecnica fondata su una crescita infinita e illimitata. Dovrà proprio invece essere una fase in cui politici, scienziati, ma soprattutto vedrete le sollecitazioni che ci verranno da Granmenos, soprattutto noi tutti cittadini, dovremo adoperarci a trovare soluzioni a favore del bene dei popoli e delle future generazioni. Voglio fare una piccola digressione. Oggi con molto piacere abbiamo diversi giovani che appartengono al movimento Fridays for Future. Ieri c'è stato uno sciopero in Piazza Sordello e ascoltandoli sono stato molto colpito soprattutto dalla lettera che poi hanno consegnato al sindaco, che contiene degli impegni precisi verso l'amministrazione. C'è poi un sito che non ricordo bene il nome, ritornoalfuturo.org, che vi consiglio di andare a vedere. Ecco, vi ringrazio della presenza oggi tra di noi, alcuni verranno anche le prossime volte, e passo subito la parola a Granmenos, al quale lasciamo sostanzialmente tempo fino alle 11, poi scenderemo in cortile cercando di evitare gli assembramenti per fare il break, e poi il nostro incontro avrà spazio per circa un'ora per domande, brevi interventi, approfondimenti. Ecco, grazie a Granmenos che per un'altra volta si è reso disponibile, nonostante i suoi molteplici impegni che avete visto nella metro e
ho mandato oggi a trovare anche i luoghi per noi. Buongiorno a tutti e grazie. Dovete sapere che io per animo sono un traditore, perché mi è stato chiesto di illustrare lo stato della questione a livello internazionale. Da un'esposizione come questa uno si aspetta magari una cronistoria del negoziato internazionale sul clima e l'ambiente a partire dal 1974 e questioni del genere. Però c'è anche un altro modo di raccontare questa storia, che è raccontare a che punto è la nostra comprensione del problema e in base a questo quali sono le forze in campo che si sono mobilitate e quelle che invece non si sono mobilitate. Nel raccontare la progressione di questa comprensione c'è un elemento fondamentale che si chiama ecologia integrale. Quindi in realtà io quello che mi riprometto attraverso questa breve chiacchierata è cercare di mostrare dove l'idea di ecologia integrale interseca il paradigma tecnocratico delle istituzioni, quale maturazione ha portato, quale forse diciamo più ampia comprensione di tutto questo. Forse qualcuno di voi c'era anche l'anno scorso, mi spiace, io alcune cose che ho detto l'anno scorso le ripeterò perché sono basilari per comprendere tutta questa evoluzione e ci portano a partire da molto lontano, dalla nostra quotidianità. In effetti ci sono giornate nell'anno tipico di un individuo in cui ci facciamo dei propositi. Tipicamente il giorno del compleanno o a Capodanno, ma se l'individuo ad esempio è un'impresa può essere il giorno del consiglio di amministrazione, o se l'individuo è un'entità politica può essere quando si presenta agli elettori. I nostri propositi sono spontaneamente di dinamici di crescita, di progressione, di maggior ricchezza, miglioramento, eccetera, eccetera, che va anche benissimo. È invece raro che qualcuno di noi si dia come valore d'obiettivo l'equilibrio. Alzi la mano chi a Capodanno si propone per l'anno prossimo di essere in equilibrio. Non solo perché ci sembra qualcosa di poco importante, ma anzi lo sentiamo come un freno alle nostre ambizioni, perché l'idea di equilibrio evoca uno staticismo. L'idea di equilibrio evoca una condizione statica un po' paralizzante, solo che questo è strettamente non vero. Non si può progredire se non in equilibrio. Pensate a un centometrista ai blocchi di partenza. Lui si prepara ad esplodere in un atto che è di assoluta dinamicità, ma se non avesse equilibrio in quel suo mettersi ai blocchi e portare avanti, non farebbe nient'altro che cadere a destra o a sinistra. Allo stesso modo tutti questi propositi che ci stanno a cuore, migliorare, crescere o addirittura vincere, non sono raggiungibili in assenza di equilibrio. E questo è vero nella nostra vita personale. Immaginiamo che io sia un ragazzo che ha come ambizione diventare un grande calciatore, per l'anno che viene mi propongo tutta una serie di allenamenti eccetera eccetera e l'equilibrio non ci penso. Ci penso quando mi viene a mancare, ad esempio mi rompo il femore. Se mi rompo il femore mi viene a mancare l'equilibrio fisiologico e non potrò diventare un grande calciatore. Lo stesso vale per l'economia e per tanti altri aspetti della nostra vita. E vale anche nella nostra relazione con il sistema che ci ospita e che ci dà la vita. L'equilibrio è il valore fondamentale del funzionamento di questo pianeta. In assenza di equilibrio vengono a mancare molte cose, ma in particolare viene a mancare qualcosa che è fondamentale per l'organizzazione della società, che è la prevedibilità dei cicli del sistema. Il nostro sistema alla base è caotico, governato dall'effetto farfalla, dove anche minuscoli eventi possono creare delle macro conseguenze all'altro capo del mondo. Ed è una nozione importante perché ci rendiamo conto di come siamo tutti legati, di come la sorte di un orso polare può determinare le conseguenze sulla nostra vita. Però se fosse solo così sarebbe una nozione scoraggiante, perché un sistema solo caotico non ha prevedibilità. E in assenza di prevedibilità le società non si organizzano. Non si può
pianificare la semina se non si ha la benché minima idea di quando pioverà, non si può pianificare la distribuzione d'acqua se non si sa se ci sarà o meno innevamento sulle Alpi. Non è quindi soltanto la questione che riguarda sperduti villaggi poveri. Eppure noi all'equilibrio non prestiamo attenzione, e non prestiamo attenzione in obbedienza a una delle leggi più basilari dell'economia, che fa sì che probabilmente voi conosciate approssimativamente il prezzo di una certa commodity e invece conoscete esattamente il prezzo di un'altra commodity. Se io vi chiedo quanto costa un grammo d'oro, probabilmente avete in mente qualcosa che oscilla intorno ai 30 euro. Ma se vi chiedo quanto costa un grammo d'aria, il prezzo lo conoscete perfettamente, è zero. Eppure se ci danno la scelta finale, oro o aria, ci conviene scegliere l'aria. Ma cosa significa? Significa che noi non diamo valore alle cose, ai servizi, in proporzione alla loro obiettiva utilità, bensì in proporzione ad una percezione di scarsità o ad altri valori culturali. Allora, con l'equilibrio è successa esattamente la stessa cosa. Noi diamo per scontato l'equilibrio perché ne siamo inondati da madre natura. Nasciamo tendenzialmente, e salvo casi meno fortunati, con equilibrio fisiologico e psicologico, e anche nella relazione con il pianeta l'umanità ha iniziato, diciamo, a decollare da quando il pianeta è entrato in una fase di accentuato equilibrio e quindi prevedibilità, il che è successo circa 10.000 anni fa con la fine delle ultime code dell'ultima glaciazione. E anche in questa relazione ci accorgiamo di quanto sia importante l'equilibrio, che diamo per scontato perché ne siamo inondati, quando ci viene a mancare. Vi dicevo che da circa 10.000 anni il pianeta Terra è entrato in una fase di accentuato equilibrio e quindi prevedibilità, e questo ha consentito per esempio all'umanità di organizzarsi così come la conosciamo oggi. Il nostro istinto sarebbe di considerarci figli della rivoluzione industriale, ma è piuttosto insignificante la rivoluzione industriale rispetto ad un'altra rivoluzione che abbiamo attraversato 10.000 anni fa, con l'entrata del nostro pianeta in una fase di equilibrio e prevedibilità, e fu la rivoluzione agricola. Non è successa 10.000 anni fa perché improvvisamente gli umani sono diventati più intelligenti, è successa 10.000 anni fa perché con la fine delle code dell'ultima glaciazione il pianeta ha iniziato a comportarsi in maniera prevedibile, e nella prevedibilità del pianeta noi ci siamo permessi il grande lusso di passare da utenti dell'ecosistema a suoi gestori, crescentemente sempre più gestori. Quando questo viene a mancare, però, ci accorgiamo di quanto sia importante. In effetti, in questo generale stato di equilibrio e prevedibilità del pianeta ci sono delle zone che sono più o meno beneficiarie di questo. Non so se qualcuno di voi ha visitato il Messico. Di solito se si va in Messico non si manca di andare nello Yucatan, noto per le spiagge di Cancun, ma anche per una serie di siti archeologici, di cui il più conosciuto è Chichen Itza. Chichen Itza è un sito archeologico straordinario, rivaleggia con i nostri partenoni e colossei, le piramidi, i palazzi rituali, eccetera. Era una città rituale, non una... Ma la gente raramente visita l'elemento architettonico intorno a cui tutta la città ruotava, che è un anonimo altare di pietra, piuttosto consunto dal tempo, dove si praticavano sacrifici umani. Anzi, si sacrificavano i migliori giovani di ogni generazione. Noi li chiameremo oggi i vincitori dello scudetto. I Maya erano molto affezionati a uno sport piuttosto delirante, a metà fra il basket e il calcio, dove si segnavano i punti facendo passare una palla pesante attraverso un anello di pietra altissimo, quasi 10 metri, e la palla si poteva toccare solo coi gomiti e le ginocchia. A parte il delirio di questo sport, i vincitori erano idolatrati tanto quanto i vincitori del nostro scudetto, solo che invece di ricevere in premio una Ferrari e tutto quel prestigio, ricevevano in premio di essere adagiati su un altare di pietra e uccisi in maniera piuttosto cruenta. Se noi ci domandiamo ma cosa chiedevano i Maya agli dei per arrivare a tanto, perché è vero che era la loro cultura, ma comunque cosa posso dire?
squartare Cristiano Ronaldo era un trauma anche per loro. La risposta con parole moderne è l'equilibrio. Allora, la richiesta di fertilità al divino esiste in tutte le civiltà, la facciamo anche noi. Io non lo so se siete ancora a Mantova, ma in molti posti nel periodo del raccolto si fanno delle processioni alle cappelle nei campi, però c'è una bella differenza tra una processione a una cappella dei campi e invece praticare sacrifici umani. Perché noi siamo più evoluti o più buoni? Sicuramente no, perché gli europei storicamente si sono dimostrati capaci di crudeltà inenarrabili. Forse perché lì il problema l'ho sentito di più. E in effetti, se voi vedete il Messico, è situato nel bel mezzo di una fluttuazione di cui avete sentito parlare tutti, è quella che oppone El Niño alla Niña, una stagione secca con una stagione più piovosa, una più favorevole alla pesca, l'altra più favorevole all'agricoltura, che però portava una elevata dose di incertezza. Quindi mai arrivavano a tanto in assenza di prevedibilità dei cicli naturali, perché volevano assicurarsi dagli dèi che facessero arrivare la primavera quando era attesa. Per la stessa ragione hanno sviluppato conoscenze astronomiche straordinarie per cercare di afferrare questa prevedibilità. Allora io spero fino a qui di avervi convinto che l'equilibrio è qualcosa di essenziale, anche se non ci pensiamo. Se ci sono riuscito, bisogna un istante capirlo, questo equilibrio. Potremmo parlare 6 mesi solo sull'equilibrio, come faccio con i miei poveri studenti, ma qui è essenziale capirne almeno una caratteristica, cioè che questo equilibrio è globale. Che cosa significa? È globale in 2 sensi. È geograficamente globale. Significa che la sorte di un bambino in Etiopia non è qualcosa di indifferente per me. E non sto parlando di etica, sto parlando di tutela dei propri interessi. Perché la mala sorte di quel bambino può essere il primo evento di una serie di eventi che poi porta qualcuno a mettere la bomba sull'aereo dove viaggio io. E a una platea come questa, probabilmente questa constatazione suona assolutamente banale. Se siete qui in questo corso, vuol dire che vi sentite essenzialmente global. Però dobbiamo stare molto attenti, perché abbiamo dentro di noi dei freni che ci portano inconsapevolmente a non accettare questo approccio alle cose. Fatto esperimento con i loro studenti, li hanno divisi in 2 gruppi e hanno sottoposto ciascun gruppo alla stessa procedura con una variante. In pratica, al primo gruppo hanno raccontato che vivevano in una città situata a circa 120 km da una centrale nucleare che è esplosa, e poi hanno proiettato immagini di conseguenze di un'esplosione nucleare. A quell'epoca era Chernobyl, non c'era ancora stato Fukushima. Il secondo gruppo ha ricevuto esattamente lo stesso racconto e le stesse immagini, ma nel racconto c'era una piccola differenza. E cioè che loro vivevano non a 120, bensì a 40 km da questa centrale che è esplosa, solo che la centrale era situata oltre il confine. E nel contesto americano non era anche il confine fra stati, cioè fra nazioni, era un confine come poteva essere fra lo Utah e l'Arizona. Poi hanno misurato i livelli d'ansia dei 2 gruppi per scoprire che quelli a cui è stato raccontato che la centrale nucleare gli era esplosa in bocca, però si trovava oltre il confine, esprimevano un livello d'ansia notevolmente minore rispetto all'altro gruppo di controllo. E questo ci può portare a 2 possibili conclusioni. La prima è che la Utah University insegna dei deficienti, ma mi sembra improbabile perché si trattava di un gruppo di PhD. La seconda è che anche dei PhD, anche chi fa il volontario con Legambiente, anche chi viene alla pastorale, senza saperlo, è vittima di un meccanismo atavico che ci porta a considerare importante soltanto quello che è intorno a noi. Questo meccanismo gioca in maniera nefasta anche nelle nostre vite, perché è il meccanismo che giustifica l'illusione che si possa mantenere un equilibrio in un settore geografico isolato e magari difeso con un muro rispetto al caos che c'è fuori, e ogni riferimento all'attualità politica è strettamente voluto. Non esiste, noi viviamo in un paese e in un pianeta di interconnessioni che dobbiamo mantenere in equilibrio da tutte le parti. Lo squilibrio nell'Artico è un problema per noi e lo vedremo, anche se ci sembra qualcosa di lontano.
Però l'equilibrio è globale anche in un altro senso, in senso sistemico. Va bene, si è sformattata la slide. Che cosa vuol dire? Vuol dire che noi viviamo in un sistema dove tutto è interconnesso con tutto, non solo geograficamente ma anche attraverso i settori, e anche a questa nozione noi resistiamo fortemente, soprattutto noi in Occidente, per varie ragioni, alcune scientifiche e culturali, e come sempre quella più potente è una ragione di tipo economico. Ma a cosa resistiamo? Io ogni tanto chiedo ai miei studenti di dirmi qual è la prima cosa che gli viene in mente se io dico rivoluzione francese, senza pensare, subito. E molto spesso mi dicono nobili cattivi, poveri buoni, oppure Maria Antonietta Brioche. Che va bene, ma io mi domando quale libro di testo, eppure una cosa nota ed accertata, racconta che 5 anni prima della rivoluzione francese è iniziata in Islanda una serie di eruzioni nel sistema vulcanico del Laki, che hanno riempito l'atmosfera di particolato, il quale a sua volta ha bloccato l'arrivo della radiazione solare al suolo in Europa, il che ha provocato 2 anni particolarmente freddi che hanno a loro volta causato una potente carestia. Ed è in questo contesto che Maria Antonietta ha parlato di Brioche. Viviamo quindi in uno strano sistema dove i vulcani sono connessi con le ghigliottine. Però tendiamo a negarlo, soprattutto in Occidente, perché per tante ragioni, una delle quali è economica. A un certo punto, al di là del fatto che una tecnologia più avanzata aveva già portato l'Occidente ad essere un po' dominatore, però a un certo punto abbiamo iniziato, sembrava, a volare molto più alto e molto più rapidamente degli altri. E questo è stato dovuto a un'innovazione economica, che non è la concorrenza perfetta di Adam Smith, ma qualcosa che ha introdotto un suo successore, sempre economista inglese, che si chiamava David Ricardo, e che è la specializzazione. A un certo punto l'Occidente si è dato le ragioni per specializzarsi, perché gli sembrava di essere più produttivo. Questo ha avuto conseguenze economiche, alcune nefaste, non abbiamo il tempo di parlarne oggi, ma vi assicuro che la guerra in Siria dipende in gran parte da questo anelito a specializzarsi che ha fatto fuori le fattorie tradizionali di sussistenza, che erano più umane ma davano resilienza, però questa è un'altra storia, non abbiamo tempo. Ma ha prodotto una cultura in cui l'approccio al tutto è rifiutato. Pensiamo ad esempio alla nostra relazione con la professione medica. Questo è andato progredendo, no? Fino a un po' di tempo fa esisteva una figura che si chiamava medico condotto, ed era il tipo di medico che intanto ti conosceva e poi tu entravi da lui, facevi 3 passi e lui ti diceva: c'hai la cataratta all'occhio destro. Perché? Perché sei sbilanciato nel camminare a sinistra. Oggi noi da un medico del genere non ci andiamo più, andiamo al medico di base solo per chiedere la ricetta per andare dallo specialista. Eppure, se l'equilibrio è importante, ci rendiamo conto che l'equilibrio che ha senso tutelare è solo quello globale, in cui tutto è interconnesso con tutto, dobbiamo riappropriarci di un approccio al tutto, nel nostro caso a tutto il nostro pianeta. Ci sono vari metodi, quello che è stato scelto dalla comunità internazionale somiglia a uno strumento matematico che si chiama matrice. Cioè, noi cerchiamo di iniziare un po' a mettere sotto controllo le interazioni di tutto con tutto, organizzandoci nella testa delle matrici a vari livelli di complessità. Alcuni livelli di complessità sarebbero utili ma sono impossibili. Ad esempio potrei immaginare una matrice dove c'è una casella che riguarda il vulcano Pinatubo che erutta, connessa con una casella che riguarda la produttività agricola nel sud-est asiatico che diminuisce, connessa con una casella sugli indici di Wall Street che ne risentono, consensa con una casella che riguarda mia zia Giuseppa che aveva investito tutto e si suicida. Noi non siamo in grado di gestire questo livello di complessità, non solo perché non abbiamo il potere computazionale, ma anche perché tutte queste relazioni non le abbiamo poi capite così bene. Allora dobbiamo rassegnarci a una matrice di controllo dell'equilibrio globale e delle sue interconnessioni molto più semplice, che è quella che vi presento se la slide non si fosse sformattata, che mette in relazione dinamica 4 pilastri della nostra vita sul nostro pianeta: ambiente, sviluppo, diritti dell'uomo e pace. Come funziona? Possiamo capirlo a partire da un esempio molto puntuale, un evento ambientale, una siccità. Una siccità non rimane
nella prospettiva umana solo un evento ambientale, ha immediatamente delle conseguenze sullo sviluppo, perché c'è un mancato rapporto. Allora, se questo avviene, ad esempio in Italia, certo è un problema per l'agricoltore, però la relazione rimane fra ambiente ed economia, non va oltre, perché esistono delle reti di salvaguardia. L'agricoltore della Valpadana si incavolerà come una bestia, però tutto sommato avrà assicurato il raccolto, ha dei risparmi, oppure interviene la legge regionale con delle sovvenzioni, eccetera. Se la siccità colpisce invece un piccolo agricoltore familiare in Africa, il ciclo di ripercussioni continua, perché un mancato raccolto può fare la differenza fra mandare o non mandare i propri figli a scuola, e quindi un problema economico diventa un problema di diritti umani. Ma se voi prendete un individuo o una famiglia e lo sottoponete ad incertezza sul futuro, difficoltà economiche e compressione dei suoi diritti basilari, avete la ricetta del conflitto. Perché questi cosa fanno? Tecnicamente noi le chiamiamo le way out, sono le soluzioni alle situazioni di crisi, e la soluzione in assoluto più immediata è l'illegalità. Non c'ho più da mangiare, però c'è in giro Boko Haram che mi dà uno stipendio di $500, che nel Sahel è una cosa spropositata. Molti di quelli che si arruolano non hanno nessuna voglia di andare a fare i combattenti per l'Islam, il cristianesimo, lo zoroastrismo o quanto volete, non hanno alternative, e sono gli stessi che sono in cammino preda dei passatori di uomini e via dicendo. In tutta una serie di casi questo può crescere fino a portare delle guerre. Allora c'è questa relazione coerente a cui noi stiamo assistendo in questa fase in negativo. La destabilizzazione di uno degli elementi di questa matrice porta alla destabilizzazione degli altri, e la cosa, come vedremo, cresce ciclicamente, si amplifica. Però è vero anche il contrario, che un evento positivo innesca un ciclo positivo che si ripercuote su tutti gli altri, aspetti. Mettiamo che ci sia la siccità, allora qual è l'intervento che dobbiamo fare? Nella nostra ottica settoriale noi diremmo, non so, un acquedotto, oppure togliere le cause della siccità. In un'ottica più così, che abbraccia di più la complessità di questo equilibrio, possiamo anche dire che invece l'intervento in assoluto più efficace per far fronte a una siccità è mandare i bambini a scuola. Cioè, cosa c'entra una cosa? Beh, se tu hai una popolazione un po' più istruita, sono più in grado, per esempio, di pensare a farsi delle scorte, dei sistemi di microcredito per affrontare delle stagioni difficili o cose del genere. Allora, l'aver capito questo, cioè che c'è una coerenza di questo equilibrio, non esistono tanto le scelte miste, quelle che un po' fanno bene, un po' fanno male, quindi magari insomma le scegliamo perché sembrano fare più bene che male, soprattutto a me. Questa era la filosofia che ha governato la nostra economia. Quando si fa una scelta, generalmente i suoi impatti sono o positivi o negativi, e anche per chi ha l'illusione per un po' di tempo che siano degli impatti positivi per lui, poi il sistema glieli risbatte contro. Un esempio l'abbiamo in Puglia, Ilva. Ilva è un'acciaieria nata con un certo tipo di tecnologia, e parallelamente in Austria hanno fatto un'acciaieria con lo stesso tipo di tecnologia. Da noi, ahimè, si è pensato che si poteva diventare più competitivi concentrandosi sul proprio settore, il mercato dell'acciaio, e considerando che tutto ciò che succedeva nei settori esterni, quindi diritti umani, stabilità sociale, eccetera, eccetera, non fa parte del mio business, business is business, e quindi un riverso sulla comunità. Ma alla lunga l'acciaieria in Austria continua ad essere lì. La nostra invece è nello stato in cui è. Perché? Perché questo che è stato immesso nel sistema di negativo, il sistema te lo restituisce come negativo. E questa considerazione, tra l'altro, è alla base di un fortissimo spostamento degli impieghi nella finanza oggi verso le attività sostenibili. Dallo 0,9% alla fine degli anni 90 nei portafogli dei grandi investitori al 25% di oggi, con la dichiarata intenzione di arrivare al 60% entro pochi anni.
non tanto perché i grandi investitori e fondi pensione si siano convertiti alla salvezza del pianeta, ma perché si sono convertiti che a investire in armonia col territorio, poi invece di perdere competitività, in realtà di competitività se ne ha di più per altre ragioni. Comunque, questa è una rivoluzione nel modo di pensare, anche perché elimina qualcosa che ci ha sempre fatto fare un sacco di errori, cioè l'illusione che fra questi valori ci siano delle tensioni, dei trade-off, come dicevo. Si può fare, se faccio una cosa, la faccio a discapito dell'altra, che è quello che abbiamo sempre pensato. Noi fra questi quattro valori ne abbiamo eletto uno come più importante di tutti gli altri, che si chiama sviluppo, sempre pensando che per perseguire lo sviluppo dovevamo imporre dei prezzi sugli altri valori. Così, ad esempio, all'inizio della nostra avventura industriale si è considerato perfettamente giustificato mandare dei dodicenni in miniera per 10-11 ore in Inghilterra, cioè, e se no come si faceva a far partire questa macchina produttiva? Abbiamo sempre pensato che un obiettivo di sviluppo potesse giustificare il sacrificio della pace, storia di colonizzazione comunque all'origine di tutte le guerre, e soprattutto abbiamo sempre pensato, e purtroppo lo pensano anche i movimenti ambientalisti e persino una certa scienza ambientalista lo pensa, che ci sia un trade-off insanabile fra ambiente e sviluppo. La considerazione di questo equilibrio globale, di queste ripercussioni che sono coerenti, ci porta invece a una conclusione contraria, che è: vuoi svilupparti bene più velocemente? Allora devi agire economicamente in armonia col tuo territorio e anche in armonia col territorio globale che chiamiamo pianeta. Ecco, questo è né più né meno che, in termini più ristretti, meno profondi forse, ma né più né meno che la traduzione del concetto di ecologia integrale che è stata adottata dalla comunità internazionale, questa nuova consapevolezza che certi trade-off non esistono, ma che se si fa del bene, questo si ripercuote come bene su tutto il sistema e alla fine anche su chi ha operato la scelta. Al contrario, se si fa una cosa che sembra una forbata al momento, alla fine, alla lunga, il prezzo si paga. Allora, questa matrice a quattro elementi molto basica non è nient'altro che la radice di un'altra matrice che probabilmente avete già visto e che è questa. Questa è la nuova agenda per lo sviluppo delle Nazioni Unite, adottata nel 2015 da praticamente tutti i paesi del mondo, e che dà per lo sviluppo la realizzazione di 17 obiettivi fino al 2030. Questi 17 obiettivi li potete leggere, sono tutte specificazioni di quei quattro settori che vi ho identificato, ma la logica è la stessa. Prendete ad esempio l'obiettivo 15, Life on Land, che sarebbe in pratica tutela della biodiversità sulle terre, e l'obiettivo 1, zero povertà. Nella nostra vecchia maniera di pensare, i due obiettivi erano in tensione e in conflitto. L'idea era: ho $100 da spendere per migliorare la qualità dello sviluppo e quindi devo allocarle un po' uno, un po' all'altro, come se i due settori fossero in concorrenza. Nel nuovo approccio, che è un approccio, mi rendo conto, con dei limiti tecnocratici, ma di ecologia integrale, si dice: no, un istante, se io mi occupo della vita sulla terra, io tutelo la fertilità. Se tutto la fertilità, ho un'agricoltura più efficiente e quindi più facilmente raggiungo l'obiettivo 1, zero povertà. Ma se ho zero povertà, anche l'obiettivo 2, che è zero fame, in un certo senso è implicitamente raggiunto. E se ho una società che si sente solida e non ha fame, l'obiettivo 3, la salute, viene di conseguenza. E una società di questo tipo può andare nell'obiettivo 4. Educazione di qualità a tutti, perché non si può imparare l'algebra quando si ha i crampi, quando si hanno i crampi allo stomaco di fame. E la cosa più bella di tutti è che se si persegue nell'esaminare le ripercussioni reciproche, poi si ritorna sull'obiettivo 15, perché una società che ha raggiunto quel livello di tranquillità, quel tipo di speranza, eccetera, è una società che è incline ad occuparsi della protezione della propria fertilità, della biodiversità, eccetera. Una società invece che è in condizioni di povertà e soppruso, questa prospettiva non ce l'ha, deve pensare all'immediato, e quindi è solo normale. Andate a dire al campesino che è sfuggito dalle secche del nord-est e che per dare qualcosa da mangiare ai suoi figli magari abbatte un ettaro di Amazzonia, andate a dirgli che fa male,
lo farei anch'io se dovessi nutrire i miei figli. E invece interroghiamoci noi quanto certe scelte alimentari nostre non siano all'interno di una catena che poi porta anche a distruggere l'Amazzonia. Ma insomma, il concetto fondamentale è che noi abbiamo capito che il sistema è interconnesso con dei cicli cumulativi che possono essere distruttivi o costruttivi. Il ciclo distruttivo ci siamo dentro appieno, e cercherò molto brevemente di spiegarlo, ed ha accelerato così tanto che possiamo darci al massimo 10 anni per invertire la rotta. La buona notizia, la vedremo dopo, è che noi possiamo invertire la direzione del ciclo e non abbiamo bisogno di occuparci uno per uno di tutti gli infiniti problemi che sta causando il degrado ambientale, ma possiamo fare qualche scelta fondamentale che poi si ripercuote amplificata su tutto il resto del sistema. Ma andiamo un po' a vedere, scusate, mi ho dimenticato una cosa molto importante. Cioè, tutto questo è stato adottato nel 2015 da persone, c'ero ahimè anch'io, e vi assicuro che il 90% dei negoziatori non avevano benché minima idea della portata di questa cosa che stanno facendo, perché questa storia è nata in una cultura operativa diversa, che era la cooperazione allo sviluppo, si trattava di vedere come trasferire soldi ai paesi più poveri. Invece con questa agenda si è adottato il paradigma di un'economia completamente diversa, che è un'economia di ecologia integrale. Quelli che più o meno avevano capito che cosa si stava facendo, che era una vera rivoluzione, naturalmente sono usciti di là dicendosi: vabbè, è molto bella, ma non ci riusciremo mai. Il mondo non cambierà entro il 2030. Eppure cose straordinarie stanno succedendo, e una delle cose più straordinarie ci riguarda adesso. All'inizio dell'anno la Commissione europea è venuta fuori con un piano molto ambizioso per trasformare l'economia europea e le zone vicine in un'economia verde. Poi però è intervenuta una cosa che si chiama Covid, e quindi la prima reazione in ottica settoriale è stata: beh, adesso abbiamo una priorità diversa, non possiamo più preoccuparci di alberi e farfalle, abbiamo una pandemia. Ci sono voluti pochi giorni affinché il mondo politico, in particolare la Commissione europea, tramite le parole di Timmermans, abbia fatto il legame proposto da questo tipo, questo nuovo approccio. Hanno risposto: no, cioè, vogliamo risolvere il Covid, bisogna andare verso un'economia verde. Perché? Perché il Covid è soltanto la punta dell'iceberg di qualcosa di molto più grave e vasto che stiamo creando a causa della nostra relazione scorretta con l'ambiente. Il Covid viene dopo AIDS, dopo Ebola, che dipendono da una relazione scorretta con le foreste, ma il Covid viene anche dopo il bacillo aureo, che è un batterio resistente a tutti gli antibiotici, molto presente negli ospedali, probabilmente nato perché noi imbottiamo, e spero che qualcuno in questa zona non se la prenda, imbottiamo gli animali in allevamento intensivo di antibiotici, e quindi creiamo le condizioni per creare la super resistenza. La gente muore di inquinamento. Ogni anno ci sono 4 milioni e 700 mila morti di inquinamento. L'inquinamento interagisce col Covid perché rende più nefasto il meccanismo di contagio, ma anche la mortalità in zone inquinate. Ci sono ragioni per cui la Lombardia ha avuto un certo punto che sono legate a questo. Allora, questo per dire: Papa Francesco è un visionario, quei pazzi che hanno concluso questa cosa alle Nazioni Unite, degli irrealisti, però questa cosa, questo oggetto sta cambiando il mondo, al punto che il trade-off che avremmo tutti identificato con una cultura passata fra Covid e ambiente, c'è voluta una settimana per arrivare alla conclusione, le due cose non sono in contrasto. Se vogliamo risolvere la pandemia, se vogliamo far ripartire le economie che hanno perso occupati, dobbiamo andare verso l'economia verde e non viceversa. Ma torniamo a noi, c'è questa matrice a 4 elementi molto basici: ambiente, sviluppo, pace, diritti umani, che in questo momento è in accelerazione esponenziale verso il degrado. Ci sono dei cicli cumulativi che sono di due tipi. Il primo tipo di ciclo da temere è ecosistema-ecosistema, cioè se noi sregoliamo un elemento dell'equilibrio dell'ecosistema, a catena si sregolano gli altri, e quindi
tutto il sistema prende un'accelerazione in direzione a un nuovo equilibrio che non sembra molto favorevole alla specie umana. Prendiamo i cambiamenti climatici. I cambiamenti climatici causati dall'uomo avrebbero un certo loro impatto se fossero loro da soli. Ma perché diciamo che abbiamo solo 10 anni? Perché se in questi 10 anni non facciamo nulla, lasciamo spazio per una presa di velocità di alcuni meccanismi che autoamplificano il riscaldamento. In questo momento se ne sono identificati 11, un anno fa considerandone solo 10, un famoso scienziato svedese che si chiama Rockström, che è anche all'origine dei cosiddetti limiti planetari, ha indicato che la prospettiva è quella di una hot house Earth, una terra forno. Se noi facciamo andare questi meccanismi oltre una certa soglia, entro la fine di questo secolo noi ci troviamo con un pianeta più caldo fino a 6-7 gradi. Vuol dire una situazione incompatibile con la civiltà umana, dove c'è un'estinzione così ampia che fa impallidire quella provocata dall'asteroide che ha fatto fuori i dinosauri. Naturalmente non abbiamo il tempo di passare in rassegna tutti gli 11 cicli, ed è un peccato perché sono interessantissimi, ci sono connessioni veramente insospettabili, che per esempio riguardano la superficie, la temperatura di mari e il tipo di copertura di nuvole che è più o meno riflettente e cose del genere. Ne cito uno che è quello del permafrost. La maggior parte della popolazione non sa nemmeno cos'è il permafrost e comunque lo considera qualcosa di, diciamo, un elemento residuale nelle proprie vite, nel ventaglio dei propri interessi. A me che sono di Mantova, cosa me ne importa del permafrost, cosa me ne importa del Sahel? Eppure il permafrost è un problema. Con l'avvio del riscaldamento globale il permafrost ha iniziato a fondere. Il permafrost sono quei terreni che sono rimasti perennemente congelati dall'ultima glaciazione, che coprono circa il 20% delle superfici emerse. Non è ghiaccio che si scioglie, che già sta causando una serie infinita di problemi, ma sono terreni che si scongelano, solo che i terreni non sono fatti solo di minerali inerti, in gran parte sono fatti di materiale organico. E voi ricordate, chimica organica è uguale chimica del carbonio, cioè quando del materiale organico viene esposto, scongelato, in parte questo carbonio va nell'atmosfera in forma di anidride carbonica, che è il principale colpevole dell'effetto serra, ma anche in forma di metano, che è un gas che ha un potere termogenico di, diciamo, di catturare calore fino a 60 volte più forte di quello dell'anidride carbonica. Allora, io ho avuto la fortuna, sfortuna di essere presente alla COP di Parigi, quella che ha adottato il primo grande accordo che sembra più o meno funzionare. L'accordo adottato a Parigi è una sbrodolata di una quarantina di pagine ed è un accordo politico. Fra i negoziatori c'era una comunità a parte che avrebbe voluto un accordo diverso, di 3 righe, che diceva semplicemente: ci impegniamo a sottrarre dalle emissioni previste 19 gigatonnellate equivalenti di carbonio. Se facciamo questo, manteniamo il clima sotto controllo. Adesso non Greenpeace o gente così, ma la NOAA, che è un'agenzia degli Stati Uniti che si occupa di aria ed atmosfera, ha calcolato che se il ciclo del permafrost prende velocità, entro un tempo relativamente breve, mettiamo in atmosfera non 18-19 gigatonnellate equivalenti, ma 90, che sono sufficienti ad aumentare la temperatura globale di 3,5 gradi e di farlo aumentare di 8 gradi sull'Artico. Mettete 11 cicli di questo genere in parallelo e capite che tipo di prospettive abbiamo. Quindi ci sono questi cicli di ripercussioni cumulativi e questo tipo è natura. Ma c'è un altro ciclo che è molto più pericoloso. Vedete, se voi vedete la maggior parte delle pubblicazioni sul cambiamento climatico e sui suoi futuri impatti, considera come peggior situazione possibile una roba che si chiama business as usual, cioè che immane pericolo corriamo se continuiamo a fare come abbiamo sempre fatto. Nello scenario business as usual abbiamo il permafrost e tutta una serie di altre cose, eccetera. Solo che lo scenario business as usual è una gran bella illusione. Sarebbe uno scenario idilliaco, perché se questa roba prende velocità, crea un ciclo risonante natura-umanità-natura che è ancora più distruttivo. In pratica il degrado ambientale destabilizza e già sta iniziando a destabilizzare le società più povere.
poi destabilizzerà anche quelle più ricche, provocando un collasso. Ma le società in collasso, come cercavo di accennare prima, sono le società che non possono occuparsi del loro ambiente, del loro territorio, perché hanno altre priorità. Se tu sei nel bel mezzo di una guerra, di una rivoluzione, eccetera, non ti importa assolutamente niente del fatto che domani non ci sarà più la foresta, è oggi che la devi abbattere. Allora, che cosa significa? Significa che loro soffriranno perché perdono il capitale per il futuro, ma significa anche che soffriamo tutti, e da qui quella famosa cosa, l'equilibrio è globale. Non è ancora una volta la tragedia dei poveri che, accidenti di nuovo, sono i più colpiti dai cambiamenti climatici, come mi dispiace, però in fondo non me ne frega niente perché tanto io sono qui in Italia dove sto bene. È la mia tragedia, perché se quelli si destabilizzano non possono partecipare alla corsa globale per ridurre le emissioni. Ma se loro non partecipano non c'è nessuna speranza di tenere il tutto sotto controllo per tutti. Allora la sventura dei più poveri diventa la mia sventura. È questo che la politica sta capendo. Certe cose che sembravano ascetico buonismo etico, si sta iniziando a capire che invece è saggezza operativa, che è la maniera in cui un'economia veramente funziona. Quel che hai fatto al più piccolo l'avete fatto a me, sta passando da una dimensione di scelta ideologica, chiamiamola così, sminuendo tutto, a una dimensione di imperativo operativo. Famoso primato dei poveri, si sta iniziando a capire che cos'è, da dove viene questa saggezza antica, che non ci chiama un ascetismo rinunciatario, cioè ci chiama semplicemente a essere intelligenti, a tutelare tutti quanti il nostro interesse, il primo dei quali è far parte di un sistema che funziona, che regge, eccetera. Allora, tutto questo può sembrare astratta teoria, ma provo a farvi vedere cosa vuol dire in pratica. Le regioni settentrionali dell'Africa, che sono per lo più di deserti, che sono stati deserti per migliaia di anni. Il deserto è un ecosistema raro, ma ci sono popolazioni che si sono abituate a essere produttivi in un ecosistema così avaro. Solo che oggi non c'è solo il deserto, c'è anche una fascia dove le condizioni stanno cambiando, anche a causa dei cambiamenti climatici, che è la fascia della desertificazione. Qui si manifesta quella nefasta imprevedibilità di cui vi stavo parlando. Il clima non risponde più a nessun ciclo, il clima è l'orologio della natura, quindi tutti i servizi dell'ecosistema non rispondono più a nessuna imprevedibilità. Non è una zona di scarsità in assoluto. Qualche tempo fa ero in Mali e c'era il panico fra i contadini, ma non perché c'era la siccità, il contrario, perché aveva iniziato a piovere abbondantemente prima del previsto. Se qualcuno qui si occupa di agricoltura sa che disastro è la pioggia che arriva prima del previsto. Quindi se mettiamo sui piatti della bilancia obiettivamente la generosità dell'ecosistema nel Sahara e in questa zona di desertificazione, quest'ultima in termini assoluti è ancora più generosa del Sahara, però è la zona dove il ciclo della natura è diventato imprevedibile e quindi tutta la società si destruttura a catena a partire dall'agricoltura e non solo. Vedete dove è situata e noterete che coincide con la zona di concentrazione della fame e dei conflitti, con la zona di concentrazione delle dinamiche terroristiche di tutti i tipi, con la zona di concentrazione dei traffici illeciti, quindi way out illegalità pubblica, il terrorismo, way out illegalità privata. Se non c'è più da mangiare, ero un onesto contadino, ma non me ne importa niente, ti porto la coca. O contrabbando le armi. E guardate da dove vengono 9 su 10 di quei cosiddetti migranti, che non sono migranti, perché sono movimenti forzati di popolazione, che tanto hanno inquietato l'Europa. Allora, noi Italia ci troviamo distesi come un ponte sul Mediterraneo di fronte al primo grande fenomeno di questo tipo, di destabilizzazione, ambiente, umanità, ambiente, e abbiamo una responsabilità su questo, perché molte delle scelte che faremo noi detteranno la metodologia, la strada di quello che si farà in futuro, ma questo è un discorso che non abbiamo il tempo di affrontare. Potremmo fare scelte più intelligenti di quelle che stiamo facendo. Però anche se di fronte a noi, nel Sahel e in Nord Africa, c'è il primo fenomeno di vasta scala, non è lì che si prevedono questi cicli più amplificati. E vi faccio un esempio mostrandovi questo. Questa è la fascia degli Acciaia dell'Himalaya, Hindu Kush e Pamir,
che a causa del riscaldamento globale rischiano di fondere. Tra l'altro non si prevede che fondano gradualmente in proporzione all'aumento del calore, ma che oltre una certa soglia collassino. Non ho il tempo di spiegarvi perché, però andiamo avanti al riscaldamento, cioè questi ghiacciai improvvisamente spariscono. E se io, non lo so, lo dico a una cena fra amici qui, mi guardano magari con una preoccupazione empatica oppure di perdita estetica, che peccato, il paesaggio alpino, se proprio si è evoluti senza pensare alla perdita della cultura tibetana, sono tutte cose importantissime. Però noi dobbiamo ricordarci questo approccio a un equilibrio globale, che quando si perde un elemento, dobbiamo ricordarci in un approccio al nostro sistema come di equilibrio globale interconnesso, che quando si perde qualcosa non si perde solo la sua presenza e bellezza. Questo era un certo ambientalismo che si chiamava conservazionismo, di giusto dolore perché non vedrò mai più quella bella farfalla con le ali gialle e blu. Però il problema non è solo la sparizione della bellezza della farfalla, è che sparisce anche la funzione che quella farfalla svolge per mantenere tutto il resto dell'equilibrio. Se noi perdiamo le api, non perdiamo soltanto l'ape Maya quanto è carina, perdiamo una funzione di impollinazione il cui valore è stato calcolato a $3,200 per ettaro per anno. Ed è un calcolo scemo perché in realtà è molto maggiore. Così se perdiamo i ghiacciai, perdiamo la loro presenza e bellezza, ma perdiamo anche la funzione che svolgono per mantenere tutto il resto dell'equilibrio. I ghiacciai di funzioni ne hanno tante, ce n'è una che per l'umanità è essenziale, sono i regolatori di un ordinato di flusso a valle d'acqua. A sud della catena dell'Himalaya c'è una zona monsonica. Cosa fanno i ghiacciai allora? Trattengono l'eccesso d'acqua della stagione umida e lo rilasciano gradualmente durante la stagione secca attraverso un sistema di fiumi che irrigano piane dove sono stanziate 1 miliardo e 400 milioni di persone. Se i ghiacciai improvvisamente crollano senza che le società si siano preparate a far fronte a questo tipo di situazione, abbiamo una tragedia per le persone di montagna. Fatemi fare una parentesi, da qualche parte c'è scritto l'ultimo, quello che fate all'ultimo di queste. È venuto fuori per caso, ma lo slogan che sostiene l'Agenda 2030, questo nuovo programma, è No One Left Behind. Non si può trascurare nessuno, neanche il più piccolo. Noi abbiamo voluto interpretare questa attenzione all'ultimo come un imperativo etico. Sta venendo fuori nella tecnocrazia, con tutti i suoi limiti, come un imperativo funzionale. Perché le montagne sono un'altra cosa che nella civiltà così, di questa specie di consumo smodato, è considerato un elemento residuale. Ma in montagna vivono 913 milioni di persone che sono strettamente legate alla funzionalità dell'ecosistema. Crolla l'ecosistema di montagna? Beh, l'Unione Europea è andata in tilt con l'arrivo di 380.000 migranti dal Sahel, ma questi sono 900 milioni. E non ci stanno in montagna se l'ecosistema non funziona. Non sto soltanto parlando degli innocenti piantatori di quinoa, sto parlando dei proprietari di impianti di risalita o di intere economie, eccetera. Comunque, crollano i ghiacciai, è una tragedia per le popolazioni di montagna, ma a valle si trovano a dover far fronte ad un'ingestibile alternanza di siccità e alluvioni. Allora, noi ci abbiamo impiegato un po' di tempo a capire che la Seconda Guerra Mondiale non è stata causata dalla follia di Hitler. La follia di Hitler sarebbe stata del tutto irrilevante se non fosse stata amplificata dallo stress della classe media tedesca. Crisi del 29, eccetera, eccetera. Sta parlando di 25 milioni di persone che hanno perso il valore dei loro risparmi. Qui abbiamo di fronte uno scenario in cui 500-600 milioni di persone perdono l'acqua, il riso, le strade, gli ospedali, eccetera, eccetera, in un posto oltretutto dove quattro stati, India, Cina, Russia e Pakistan, hanno la bomba atomica. Houston, we have a problem. Solo che il mio lavoro non è Nostradamus, non sono venuto ad annunciare la fine inevitabile, perché in realtà noi possiamo risolvere questa cosa. Ci abbiamo poco tempo, ma siamo ancora in grado di farlo. Tra l'altro ne approfitto questo per spiegarvi, il mio lavoro è spezzare il nesso fra il degrado ambientale e queste conseguenze sociali. Comunque, questo forse meno interessante. Questa relazione umanità-natura ci sta mandando in frantumi tutti i nostri piani. Vedete, in questa mappa si evidenzia una stranezza, c'è una roba che si chiama Europa.
Se noi applichiamo i criteri che sono stati utilizzati per delimitare tutti gli altri continenti, l'Europa non esiste, noi siamo solo un pezzo di Asia, eppure ci vogliamo sentire un continente. Rivendichiamo un'identità a parte, al punto da voler essere un continente anche se non ci sono barriere geografiche che ci delimitano dal resto dell'Asia. Cioè, come mai? Abbiamo una certa unitarietà che è anche fisionomica, senza dover fare dei discorsi razzisti del tubo. Ma da dove nasce? Beh, forse l'abbiamo nasata giusta, anche se in maniera un po' esagerata, Montesquieu, quando ha tirato fuori la sua famosa teoria del clima. La nostra identità è in gran parte determinata da un'eccezionalità climatica, che è un'eccezionalità climatica che poi ha portato alla nascita della civilizzazione come la conosciamo. Quella rivoluzione fondamentale che poi ha organizzato l'umanità in città e campagne, eccetera, la rivoluzione agricola, è avvenuta dalle nostre parti, è avvenuta intorno al Mediterraneo. E non è perché qui c'erano degli umani più intelligenti degli altri, ma perché qui il Mediterraneo, questa grande massa stabilizzante, aveva creato un clima particolarmente prevedibile. Mentre assieme a questo, perché puoi avere il clima particolarmente prevedibile, nel senso che fa meno 30 tutto l'anno, non funziona tanto, mentre assieme a questo che una cosa che si chiama anticiclone delle Azzorre portava in questo clima prevedibile delle temperature, delle umidità particolarmente favorevoli all'agricoltura. Oggi cosa sta succedendo? Sta succedendo che l'anticiclone delle Azzorre è sgomitato sempre più fuori dall'arrivo di anticicloni africani. Ma allora, se il clima è così determinante nella nostra identità, nei nostri interessi, il suo cambiamento non è solo una questione, non provoca soltanto delle successioni di impatti più o meno nefasti. La mia organizzazione ha adottato uno studio che fa le previsioni su quello che succederà intorno al Mediterraneo, che sono terribili. Il Mediterraneo si scalda del 20% più rapido della media globale e ci aspettiamo un aumento dei mari, del livello del mare di circa 20 centimetri. 20 centimetri non fanno paura a nessuno. Se non capisci che il problema non è il mare che sommerge Venezia, anche quello, ma che 20 cm più alto significa un cuneo salino, cioè l'acqua marina che si insinua nelle terre costiere, dove sono stanziate il 42% degli abitanti, e se voi vi ricordate, quando i romani volevano sconfiggere qualcuno lo menavano in guerra, ma se volevano non sentir mai più parlare di un certo popolo gli spargevano il sale sui campi. 20 centimetri significa che si salinizza il delta del Nilo, vuol dire che l'agricoltura di un paese come l'Egitto, che ha 100 milioni di abitanti, va in tilt. E noi abbiamo fatto crollare quasi l'accordo di Schengen perché sono arrivate 380 mila persone, più un milione di siriani. Queste cose qui. Si parla di 250 milioni di persone a rischio di scarsità idrica entro non tanti anni. Ok, ma se noi prendiamo questa serie di problemi, anche molto gravi, come una collezione di problemi, non capiamo l'essenza. L'essenza è che il clima ha determinato gli equilibri di interessi che ci sono intorno a questa zona, che è stata benedetta dalla storia come culla delle civiltà, perché è stata la culla dell'agricoltura. Ma significa anche un'altra cosa, che il clima che cambia ci mette in comunità con altre popolazioni con cui prima sentivamo un'estraneità. Il fatto che noi adesso iniziamo a condividere l'anticiclone africano vuol dire che noi iniziamo ad avere interessi simili a quelli che vengono da noi. E se è un discorso astratto, ma vi faccio un esempio. Da un lato questo opera come un meccanismo che può spezzare l'Europa. Il Mediterraneo si riscalda del 20% più rapidamente del resto del mondo, però la zona che si riscalda più rapidamente di tutte è l'Artico. Questo ha una serie di conseguenze nefaste, ma almeno una cosa buona potrebbe portarla ai nostri amici del nord, cioè che diventano navigabili due mitiche rotte, il passaggio a nord-est e il passaggio a nord-ovest, sopra il Canada e l'Alaska e sopra la Siberia. Allora, siamo contenti se il clima porta almeno questo piccolo vantaggio ai nostri amici del nord, ma significa che il canale di Suez perde completamente valore e che i nostri porti, se ci va bene, torneranno ad essere porti di pescatori, perché non siamo più economici in un pianeta dove quelle due rotte valutate a 11 miliardi di dollari l'anno sono funzionali. Questo è solo un piccolo esempio, ma il fatto che l'Europa del Sud inizia ad essere sotto l'influenza degli anticicloni africani è uno degli elementi che sta spaccando la coesione europea.
non voglio fare della scienza su questo, è una pura coincidenza, ma i limiti di incursione degli anticicloni africani, guarda caso, coincidono con i cambiamenti di mentalità, i confini dei cambiamenti di mentalità rispetto alla questione migratoria. Allo stesso tempo sto portando nuove solidarietà. C'è una comunità di cui non si parla mai, che è quella dei forestali, che pure gestiscono interessi enormi e fondamentali per noi, che spontaneamente, senza la saggezza o la spinta dei governi, da 11 anni ha iniziato a collaborare molto di più fra sponda nord e sponda sud del Mediterraneo. Perché? Perché si sono reso conto che le specie vitali oggi sulla sponda sud sono quelle che salveranno la nostra economia fra una quindicina d'anni. Tutta l'agricoltura sta vivendo questa cosa. Cioè, l'uva che si coltiva oggi in Algeria è quella che può salvare la nostra industria vitivinicola. Perché la nostra andrà ad arricchire probabilmente questi strani nuovi vigneti irlandesi o cose del genere. Quindi è un fatto dirimente in tutti i nostri equilibri. Una grande occasione per costruire la pace, se ce ne rendiamo conto, perché ci dobbiamo rendere conto che nessuno, neanche i più forti, ha da solo i mezzi per gestire un cambiamento di questa portata e quindi dobbiamo cooperare, se cooperiamo costruiamo la pace. Ma se non ce ne rendiamo conto, questa è la destabilizzazione completa. Vogliamo evitare la destabilizzazione completa? Possiamo. Allora, di fronte a un ciclo così ampio, il primo riflesso di tutti è dire: c'ho tanta paura, se mai ce ne ho. Ma non è una roba mia, questo lo devono fare i governi, le Nazioni Unite, eccetera. Io lavoro con i governi, con le Nazioni Unite e posso confidarvi che noi non serviamo a nulla. Sto esagerando. Cosa fanno ad esempio i governi riuniti a Parigi? Fanno un accordo più o meno buono, ma immaginiamo che avessimo fatto il più bel accordo del mondo e poi che cos'è un accordo? Un pezzo di carta. L'ecosistema non reagisce ai pezzi di carta. Questo accordo ha un senso se porta gli individui a comportarsi in maniera diversa. Quindi quello che vorrei sottolineare è che sì, al Palazzo di Vetro, al Vaticano, qualcosa si sta muovendo, persino l'impresa si sta muovendo perché ha capito che gli conviene rispettare l'ambiente, non perché siano diventati improvvisamente più santo, illuminati eccetera, ma hanno capito che un'impresa che è in sintonia col proprio territorio, lo rispetta, è più competitiva. E la finanza vuole investire su questi, non su quelli che... Chi manca all'appello? Manca all'appello l'elemento fondamentale, che è ciascuno di noi. E noi non ci coinvolgiamo perché siamo frenati da due considerazioni. La prima è: sono solo una goccia nell'oceano. Il mio cambiamento di comportamento non fa differenza, che è una constatazione strettamente errata. Perché in un sistema come questo, che è caratterizzato da moltiplicatori, ogni gesto che facciamo si ripercuote su una miriade di settori. Stiamo per parlare di alimentazione, ma se io decido, per esempio, di mangiare meno carne ma buona, l'impatto di questa mia decisione si distribuisce su minor antibiotici agli animali, minor ammoniaca che poi crea particolato, poi scardinamento delle catene nefaste dei mangimi che sono quelle che poi portano ad abbattere l'Amazzonia perché bisogna coltivare la soia, ma distribuzione più giusta della sovranità alimentare, tutta una serie di vantaggi di salute che sono calcolabili anche solo per rimedio all'obesità come l'equivalente del PIL italiano, eccetera eccetera. Quindi noi, ogni nostro gesto viene moltiplicato dal sistema in tanti modi, senza contare l'effetto esempio, che poi è molto più efficace di qualunque proclama o cose del genere, ma soprattutto siamo frenati da una specie di chi me lo fa fare. La nostra percezione è ancora settoriale, ancora se come quella di chi pensa di vivere un sistema di trade-off, di contraddizioni. Noi diciamo: c'è il clima da salvare, c'è la biodiversità da salvare, dobbiamo proprio salvarla e allora vabbè, qualcuno dovrà sobbarcarsi il sacrificio. Ma noi viviamo in un sistema coerente. Se tuteliamo il sistema di cui facciamo parte, non andiamo incontro a nessun sacrificio. Dobbiamo solo fare cose che ci rendono più felici, non rinunciare a qualcosa.
E questo lo capiamo bene proprio dal nostro settore alimentare. Vi mostro due piramidi. La prima è una piramide molto nota, si chiama piramide alimentare, c'è da tutte le parti, anche sulle riviste che troviamo al parrucchiere, che ti dice in che proporzione dovresti nutrirti di ciascun tipo di alimento per essere in buona salute. Poca carne rossa, un po' più di proteine da altre fonti, ma poi soprattutto un'alimentazione fatta di vegetali, fibre, eccetera, ti mantiene in buona salute. Succede che questa piramide coincide quasi perfettamente con la piramide dell'impatto sull'ambiente della produzione di ciascuna categoria di cibo. Nel senso che quanto più un certo tipo di cibo consumato in eccesso, io non sono vegano, fa male a te, alla tua salute, tanto più la sua produzione impatta male sull'ambiente. Allora, accidenti, che bella coincidenza nel settore dell'alimentazione. Solo che non è una coincidenza, vale in tutti i settori. Se voi pensate, qualunque comportamento di sostenibilità che adottate si traduce in più soldi nel vostro portafoglio e maggior salute sia individuale che sociale. Fate delle scelte, nella misura del possibile, ma fate delle scelte di mobilità più sostenibile, di solito significano miglior socializzazione, migliori ritmi di vita. Qual è il ruolo del pubblico? Il ruolo del pubblico è renderle possibile, perché se io vivo in un quartiere che è connesso col resto soltanto attraverso autostrade, a caso Los Angeles, mi può piacere tanto la bici, ma non c'ho. Però alla base c'è la nostra scelta, e la nostra scelta non è un sacrificio. Io ho aperto una scommessa su internet, a chi mi trova un comportamento di sostenibilità che sia un sacrificio. Non ce n'è. La doccia in assoluto più salutare, che rispetta di più il sistema immunitario, guarda caso è la doccia più sostenibile, che è breve, poco calda e dove si utilizzano sostanze chimiche soltanto in maniera molto localizzata, credo di essermi spiegato. Non ce ne sono comportamenti sostenibili che diminuiscono la nostra qualità della vita, ma questa è solo la punta dell'iceberg. Il fatto è che immaginiamo per un momento che l'Occidente opulento decida di iniziare a nutrirsi secondo la piramide alimentare. Intanto ci guadagna un sacco, perché viene meno una spesa che sostengono i nostri sistemi sanitari per obesità e malattie legate, che colpisce 1,5 miliardi di abitanti. La spesa, vi dicevo, è l'equivalente del PIL dell'Italia. Ma poi facciamo anche un'altra cosa. Non soltanto noi stiamo meglio, ma rispettiamo la natura e in questo modo arriviamo al cuore dell'idea di sostenibilità. Non è che quando tu sei sostenibile non consumi più, ma ridistribuisci il consumo e l'uso delle risorse in maniera da creare giustizia, perché questo sovrappiù che a noi fa male viene automaticamente ridistribuito dal sistema a chi non ne ha. Cioè, no, aspetta, come se tu... Noi va bene, mangiamo meglio, ma cosa c'entrano gli africani? Beh, vi faccio un piccolo esempio. Per avere questo nostro stile di vita fatto di tonnellate di hamburger, di carne terribile ottenuta con la sofferenza animale e imbottita di sostanze che ci fanno male, noi mettiamo in moto una catena che porta i grandi gruppi a comprare terra nei paesi poveri. Quindi le popolazioni dei paesi poveri sono depossedute del loro territorio. Se noi smettiamo di entrare nel meccanismo del milione di hamburger al minuto, automaticamente il mercato fa in modo che le terre ridiventino disponibili per le popolazioni locali. Quindi c'è questo effetto straordinario. La mia scelta di essere in salute diventa automaticamente protettiva per l'ambiente, ma se è protettiva per l'ambiente comporta una redistribuzione a favore di chi ne ha bisogno e non ne ha. E allora vi ricordate la piramide, cioè scusate, la matrice ha 4 elementi: pace, ambiente, sviluppo e diritti umani. Messa in funzione in positivo funziona così. Il mio benessere crea sostenibilità, la sostenibilità automaticamente crea giustizia. Noi non abbiamo un pianeta da cui dobbiamo trarre di meno, noi abbiamo un pianeta da cui dobbiamo trarre secondo giustizia. Avete presente sta... Mi consentite, st'idiozia che si sente, nel 2050 saremo 9,5 miliardi, come facciamo? Oggi produciamo calorie sufficienti a nutrire 12 miliardi di persone, solo che sono distribuite in maniera da creare 1,5 miliardi di obesi, 814 milioni
di affamati. È questo che distrugge il pianeta, non lo sviluppo ingiusto. Perché se noi ridistribuiamo la produzione secondo le potenzialità dei territori, abbiamo non solo nell'alimentazione, ma in tutto, nel tessile, eccetera, eccetera, un pianeta che ritorna ad esprimere la diversità e la varietà culturale, dà sovranità a tutti, non pone nessun problema ad una popolazione che si espande e oltretutto porta la popolazione a stabilizzarsi, perché la bomba demografica non dipende dalla ricchezza ma dipende dalla povertà. Si fanno centinaia di figli lì dove il figlio non è un essere umano ma è la tua assicurazione sul futuro, è la tua manodopera nei campi. Ridistribuisci il reddito e tutto si risolve. Solo che, vi ricordate quel poco che abbiamo accennato su Hitler e sulla reazione sui conflitti? Se noi abbiamo un mondo in cui dal mio benessere nasce la tutela della natura, la tutela della natura porta a ridistribuzione di giustizia, noi raggiungiamo quello che cerchiamo da sempre e non abbiamo mai trovato, che è la pace. Perché un mondo dove tutti i bambini, ad esempio, hanno accesso ad una nutrizione dignitosa, possono sperare nel futuro, è un mondo dove il reclutatore di Boko Haram, che si presenta alle porte della fattoria con la Toyota, con il mitragliatore, lo si manda via a sassate. Non c'è più bisogno di andare con lui. Allora, io mi occupo di questa roba da 25 anni. E probabilmente delle mie sensazioni interiori non ve ne può importare nulla. Ma ancora dopo 25 anni, quando contemplo un pianeta che dice io funziono, e funzioni non dandoti di generosità, ma una condizione, che è che tu crei la giustizia, ancora oggi. Ma c'è qualcosa di ancora più profondo. Stranamente noi abitiamo in un pianeta che ci crede, per funzionare, di essere liberi. Se tu vai in giro per strada e dici alla gente che cos'è che distingue l'essere umano dagli altri animali, se anche c'è una distinzione, probabilmente ti rispondono la ragione, la razionalità, eccetera. Ma se andiamo a guardare al fondo delle cose, ciò che ci rende degni è la libertà. Allora andiamo un po' a vedere il fondo del problema. Noi viviamo in un'economia che ha una contraddizione interna mai risolta. È governata secondo un modello che, per ragioni di praticità e semplificazione, ha ridotto l'essere umano ad un agente uniforme. Tutti siamo trattati nei modelli allo stesso modo e l'unica cosa che ci definisce come individui è la ricerca del massimo profitto. In economia è definito attore razionale colui che ricerca il massimo profitto. La stessa economia però ci dice che a ricercare il massimo profitto noi ci facciamo del male. Per tutta una serie di distinguo, poi se c'è un economista ne parliamo del fatto settoriale generale, eccetera, eccetera, però la stessa economia ci porta a questo strumento che si chiama curva dell'utilità marginale, che ci dice che l'utilità arrecataci da ogni bene ulteriore tende a diminuire fino a diventare negativa. In pratica, immaginate che io stia morendo di fame. Arriva qualcuno e mi dà una pagnotta. Questa prima pagnotta per me ha un valore straordinario, mi salva la vita. Poi me ne dà una seconda, che ha sempre un valore enorme perché mi fa cenare, però un po' meno della prima. E poi me ne dà una terza. Se questo generoso donatore va avanti su questa strada e inizia a scaricarmi un tir di pane sull'uscio di casa ogni mezz'ora, ogni unità suppletiva di pane non solo non mi dà un'utilità, ma mi crea un danno. Tutto il mondo naturale consuma secondo la curva dell'utilità marginale. Se una leonessa col suo branco ha di fronte 4.000 gazzelle, non le uccide tutte, uccide soltanto quello che le servono. Dice, ah, ma la curva dell'utilità marginale la spieghi meglio, la compatibilizzi con l'altra, perché l'eccesso tu poi lo investi o lo metti in stock. Beh, pensate alle formiche. Le formiche hanno una capacità di immagazzinamento impressionante, potrebbero stoccarsi il pianeta, ma se si va in un formicaio non c'è un chicco di grano in più di quello che serve, perché le formiche sembrano sapere che quel chicco in più non gli apporta niente, mentre che richiede manutenzione.
Anche noi esseri umani consumiamo secondo la curva dell'utilità marginale, laddove la finalità dichiarata del bene coincide con la sua finalità effettiva. Prendiamo il caso del detersivo per la lavastoviglie. Serve a lavare i piatti e la finalità dichiarata è lavare i piatti. Io non credo che nessuno di noi faccia iperaccumuli di detersivo per lavastoviglie. Diventiamo completamente scemi quando finalità dichiarata e finalità effettiva si divaricano, in particolare quando la finalità effettiva si chiama prestigio sociale. Allora la finalità dichiarata è coprirmi dal freddo, la finalità effettiva invece è, e mi scuserete il linguaggio diplomatico, quanto sono figo. Quando entra in gioco questa divaricazione, noi entriamo nella totale irrazionalità, cioè siamo disposti a spendere le risorse che abbiamo per farci del male. Cioè, vabbè, però è giustificabile perché ti dà un piazzamento sociale. Ma è questa la balla più grande di tutti, non dà un piazzamento sociale. Se noi andiamo a vedere anche questa categoria particolarmente vulnerabile che sono gli adolescenti, si sa che l'iperconsumo funziona come pedaggio di entrata nei gruppi. Cioè, da noi non entri se non hai quelle scarpe lì. Ma oltre questa funzione non dà prestigio. Chi ha prestigio anche fra i giovani è chi proietta la propria personalità, la propria libertà di scelta, eccetera, eccetera. Allora cosa facciamo? Noi stiamo distruggendo il pianeta perché, come qualcuno ha scritto, non mi ricordo dove, stiamo servendo gli idoli. Idoli illusori. Che sembra che ci portino la felicità, ma non ce la portano. Perché se io ho passato tutta la mia vita a fare soldi e finalmente sono contento, mi compro lo yacht lungo 60 metri, io sono contento solo fino al minuto in cui non mi attracca davanti accanto qualcuno che ha lo yacht di 65 metri. Impennata all'infinito, e infinito sempre nelle scienze è sintomo di irrazionale, quando entriamo nel dominio di questo cosiddetto prestigio sociale. Cioè, noi ci facciamo schiavizzare da un'illusione. Nel momento in cui ci rendiamo conto che intasarci gli armadi di capi che non ci servono ci crea spese, difficoltà di manutenzione, tutti quanti conosciamo quei cambi di stagione che sono più complicati della logistica del Carrefour, no? E che oltretutto non servono un tubo, perché guardiamoci in giro, ma quella persona che ti viene sempre con ste marche, eccetera, ma quale rispetto sociale ha? Allora viviamo in questo posto meraviglioso che ci dice: io funziono, ti inondo di generosità a due condizioni, giustizia e libertà. Grazie.